Gli utenti dei 12 centri socio-educativi del Molise dall'inizio della pandemia attendono che le strutture riabilitative riaprano i battenti a causa di un vulnus nell'organizzazione del sistema tra Regione ed ASREM. Si tratta di centinaia di persone con disabilità gravi o gravissime, costrette a restare a casa nonostante tutto intorno la vita sia tornata praticamente alla normalità. Per loro, sostanzialmente, il lockdown non è mai terminato. Sì, lavorano in tre perché purtroppo gli altri 21 della struttura che fanno parte del centro socio-educativo sono agli arresti domiciliari pur non avendo commesso nessun reato. In pratica abbiamo potuto riaprire le attività solo per i ragazzi assunti in cooperativa, mentre il centro socio-educativo e tutti i centri socio-educativi della Regione Molise sono ancora chiusi oggi, che è 10 di giugno. Tenete presente che nelle regioni d'Italia praticamente hanno aperto tutti entro il 14-15 maggio. Dal 27 aprile le regioni si sono attrezzate e noi purtroppo abbiamo atteso in silenzio, come è tipico delle famiglie di queste persone. Abbiamo cercato di aspettare, ma solo il 1 giugno è stata realizzata una determina che ha autorizzato queste aperture. E poi questa determina ha creato un cortocircuito per cui adesso i centri socioeducativi che vogliono aprire devono aspettare che si risolva una diatriba tra la ASREM e la Regione, altrimenti per noi è difficilissimo riaprire. E allora la domanda è: che male hanno fatto gli altri 21 ragazzi e centinaia di ragazzi nostri, dell'AFASEV, delle altre associazioni di Campobasso, di Larino, di Termoli, che devono operare in questo settore? Dove sono andate a finire? Per gli utenti delle strutture socio-educative c'è l'interruzione di un servizio fondamentale per la loro quotidianità. Per le famiglie c'è il disagio nella gestione di problematiche spesso molto gravi. La riapertura delle strutture dunque non è più differibile. La Regione ha già fatto una determina. Noi abbiamo chiesto dal 1 giugno per cortesia di modificare un attimino la determina per evitare dei problemi burocratici, a tuttora non sappiamo ancora niente. Auguriamo al nuovo assessore, che non conosciamo di persona, non sappiamo la sua storia, gli auguriamo tanto lavoro, buon lavoro, ma gli vogliamo anche ricordare a lui, come anche diciamo così al Presidente che ha tenuto per sé la delega alle politiche sociali proprio in questo periodo, gli vogliamo ricordare che le famiglie, quando tornano a casa, le famiglie di queste persone, trovano magari le pareti imbrattate di sangue per autolesionismo dei propri figli, trovano i televisori rotti, trovano le mogli chiuse dentro le camere perché vengono aggredite da questi ragazzi che con la disabilità mentale hanno avuto momenti estremamente complicati, tra cui gli effetti paradosso, insomma, capito? E l'effetto paradosso è proprio questo, cioè com'è possibile che tutta l'Italia ha aperto e noi siamo ancora chiusi? Questa è la domanda. Nonostante come cooperativa sociale abbiamo dovuto ottemperare a tutte le direttive sanitarie, normative con il nostro medico del lavoro per poter aprire. E allora queste famiglie che male hanno fatto? Qual è questo danno per cui queste famiglie devono subire adesso ancora il silenzio? Perché per noi famiglie, il lockdown non è finito, nel senso che questi ragazzi stanno dentro, non li possiamo far uscire, non possiamo andarli a prendere. La LAI, lavoro anch'io di Isernia, riesce a rimpinguare le anemiche casse della cooperativa grazie all'abilità manuale dei soci. Tuttavia, ormai da marzo, le attività in corso risorgimento sono praticamente paralizzate. Nella duplice veste di genitore e anche di aiutante di operatore, praticamente noi aspettiamo con ansia che venga riaperto il centro, perché ci siamo bloccati, ci siamo fermati con tutte le piccole e medie e anche commesse di privati e ci siamo dovuti fermare per forza. E quindi a posto di andare avanti stiamo andando indietro, è urgente che venga riaperto. Abbiamo tante di quelle targhe da fare per le campagne, per le ville, per le villette dei signori della nostra provincia e ci siamo dovuti fermare. Quindi aspettiamo con ansia che il centro venga riaperto. È urgente, grazie.